Ci troviamo a Palazzo Ducale, nella bellissima sala dello scrutinio, uno degli ambienti più fastosi e più grandi del Palazzo Ducale. Noi qui oggi conosceremo un personaggio straordinario della storia veneziana del Seicento, l'ultimo grande eroe condottiero della Repubblica, Francesco Morosini, un personaggio d'eccezione che ha segnato la storia della Repubblica Veneta, probabilmente la storia della fase finale della Grande Repubblica, una storia a luce e ombre, una storia difficile per Venezia, quando appunto si è trovata a fronteggiare la potenza del grande impero musulmano che inesorabilmente erodeva le basi, i possedimenti, le basi militari e commerciali della Repubblica nel Mediterraneo orientale. E una lotta impari che appunto però fu efficacemente sostenuta da Venezia al comando di Francesco Morosini, con dei successi che galvanizzarono letteralmente la popolazione veneziana e veneta attorno a questa figura particolarmente carismatica. Noi ci troviamo di fronte all'arco trionfale. Si tratta di un'architettura di tipo classico, è stata disegnata da un architetto veneziano, Antonio Gaspari, e fu voluta proprio dal Senato veneziano, come è dichiarato nella grande iscrizione al vertice, in onore di Francesco Morosini nel momento della sua scomparsa nel 1694. In quel momento Francesco Morosini per la quarta volta aveva assunto la carica di capitano generale d'Amar, da Doge, era qualche anno prima, nel 1688, era stato nominato 108° Doge della Repubblica. Da Doge, come capitano d'Amar, riprende le armi e si reca nuovamente nello scenario del Mediterraneo orientale a fronteggiare la potenza dell'esercito ottomano. Ecco questo dipinto allegorico di Gregorio Lazzarini che raffigura Venezia, la figura riccamente abbigliata, una donna bellissima con l'ermellino, ma ha il corno ducale e quindi inequivocabilmente Venezia, che ha liberato la Grecia, la Morea, questa figura femminile altrettanto affascinante, che indica le catene spezzate. Quindi Venezia ha liberato la Morea dalla soggezione ottomana e naturalmente il merito, vedete, è del generale Doge Francesco Morosini, che appunto dedica simbolicamente la Morea a Venezia. Lui in armatura, Doge in armi, la Morea, il Peloponneso, la mappa disegnata simbolicamente, vedete, sorretta con la zampa dal leone sul quale addirittura, molto direi ironico questo particolare, sulla cui groppa è seduta la stessa Venezia. Nella parte superiore un'allegoria con le due insegne che il Papa veneziano Alessandro VIII, un Papa della famiglia Ottoboni, ha conferito a Francesco Morosini nominandolo Defensor Fidei, difensore della fede. Il pileo, quella sorta di cappello rialzato che era un antico attributo degli imperatori, e soprattutto lo stocco pontificio, un enorme spadone onorario, certamente non utilizzabile come arma, un pezzo tuttora conservato presso il tesoro della Basilica di San Marco, un meraviglioso esempio di oreficeria. È interessante l'architettura dell'arco perché vedete che gli ornamenti sono tutti costituiti da emblemi militari, soprattutto armi, corazze. Vedete proprio un insieme, direi, di grande esuberanza proprio anche formale barocca in un'intelaiatura ancora classica, le lunghe interminabili guerre di Morea che con Francesco Morosini parvero
purtroppo illusoriamente aver termine favorevolmente a Venezia, ma che purtroppo poi noi sappiamo riprenderanno e inesorabilmente la superiore forza militare della flotta e dell'esercito ottomano prevarranno e Venezia perderà tutti i domini nel Mediterraneo orientale, uno dopo l'altro, quasi tutti appunto per mano degli ottomani.